L'hai visto? Sai che cos'è questo? Sembra un colossale corpo umano. È un gigante. Sì, brava. Questo è il primo essere umano creato dall'antico popolo di Atlantide. Il suo nome è Adam. Adam? Esatto. Secondo l'Antico Testamento fu il primo uomo sulla Terra a essere creato da Dio. Questo è davvero uomo? Diciamo che è una specie di prototipo. All'inizio non riuscirono a realizzarne uno più piccolo, ma col tempo e affinando la tecnica, arrivarono a esemplari delle dimensioni attuali. Intende dire che gli uomini sarebbero soltanto... schiavi. Forme di vita inferiore create appositamente dal popolo di Atlantide. Quando gli antichi Atlantidi sbarcarono sulla Terra, erano in numero assai esiguo. Quindi decisero di circondarsi di servi fedeli. Essendo in pochi, necessitavano di aiuto per conquistare questo vasto pianeta. Prima tentarono con i cetacei, con le balene, esseri viventi dotati di una notevole intelligenza, ma l'esperimento non diede i risultati voluti. Alcuni discendenti di quella razza sono sopravvissuti fino ad oggi. La balena Ilion al Polo Sud. Ma brava, vedo che sei ben informata. Fecero tesoro dell'esperienza e ci riprovarono, con le scimmie stavolta. Per addestrarle e controllarle più facilmente, le dotarono di intelligenza e autocoscienza, e infine... diedero loro una forma che assomigliasse alla propria. Fu così che nacquero gli esseri umani come li conosciamo oggi. Ma allora questo significa che gli uomini non si sono evoluti dalle scimmie come sostiene la scienza? Lan, hai mai sentito parlare dell'anello mancante? L'anello mancante? Sì, un anello mancante nella catena evolutiva. Secondo alcune teorie, gli esseri umani deriverebbero dalle scimmie, ma molti quesiti rimangono senza risposta. Perché a un certo punto questi primati hanno cominciato a camminare eretti, a usare degli utensili e a sviluppare un linguaggio ben articolato? È un mistero che fino ad oggi non ha trovato una soluzione plausibile. Il passaggio evolutivo da scimmia a uomo. È questo l'anello mancante della catena che unisce le due creature. Già, ma se come dice lei fossero stati gli Atlantidi a creare questo anello? Sì, tutti i pezzi del puzzle andrebbero al loro posto. Com'è possibile creare un uomo da una scimmia? Manipolando... i geni. I geni? Esatto. Intervenendo sul corredo genetico delle scimmie, si è dato vita a un nuovo tipo di essere vivente. Sono stati gli antichi Atlantidi a dare il via a questo processo. Ma questi cos'è? Dimmi, puoi vederli meglio? Oh no! Sono esemplari non finiti, un po' difettosi. È una sorta di museo di storia naturale dell'umanità. È una cosa orribile. Tu trovi? A mio avviso non dovresti lasciarti impressionare tanto. Noi Atlantidi siamo i creatori e padroni assoluti di queste creature inferiori. È un concetto a cui ti devi abituare, principessa. È un'idea che non accetterò mai. Staremo a vedere.